Ciao ragazzi, un gran saluto a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial dove oggi andremo a parlare di Apple iPhone in generale. Perché dico in generale? Perché parleremo di una modalità per riuscire a ripristinare completamente il nostro iPhone in caso di crash o problematiche che possono succedere durante l'uso quotidiano del telefono. Tutto ad un tratto può succedere che il nostro iPhone non risponda più ai comandi, o magari lo accendiamo e lui si accende e si spegne in loop, quindi in continuazione, e tutto ciò non va bene. Potrebbe essere un problema hardware come un problema software. Quindi prima di andare a smontare il telefono e magari eventualmente perdere la garanzia, possiamo provare ad agire attraverso il software. Come faremo? Esiste la DFU Mode, che sta per Device Firmware Update, ed è quella modalità che ci permette di eseguire un aggiornamento o un ripristino al nostro smartphone bypassando il bootloader e quindi scavalcando tutta una serie di impostazioni che possono essere d'intralcio al lavoro di iTunes. In questo video andremo a vedere come eseguire l'operazione su un iPhone 5S completamente bloccato, che praticamente se noi premiamo il tasto power il telefono si accende, si visualizza la mela, dopodiché si spegne e si riaccende nuovamente, praticamente resta in loop continuo e il telefono risulta completamente inutilizzabile. Quindi per rimettere in sesto l'iPhone e farlo tornare di nuovo perfettamente funzionante, vediamo insieme i passi da eseguire. Bene, dopo questa breve spiegazione su cos'è, di cosa si tratta e quali sono le funzionalità della modalità DFU, possiamo procedere a livello pratico ed eseguire le operazioni. Possiamo iniziare con il collegare il connettore, io ce l'ho dell'Aukey, consigliatissimo, veramente mi trovo benissimo, ce l'ho da molti anni, funziona benissimo, lo trovate in link in descrizione qua sotto, lo colleghiamo al nostro iPhone in questo modo e vedremo che magicamente il nostro telefono si accende. La parte successiva sarà quella di attendere lo spegnimento del telefono, quindi una volta che torna il telefono a schermo nero potremo continuare con il nostro ripristino. Ok, una volta certi dell'effettivo spegnimento del telefono possiamo procedere con la sequenza di tasti da premere per entrare nelle modalità DFU, che saranno il tasto power e il tasto home. Allora, premiamo il tasto power fino alla visione della mela, dopodiché premiamo il tasto home e teniamo premuti tutti e due insieme per 10 secondi. Dopodiché potremo rilasciare il tasto power. Allora, power, ok, tasto home, teniamoli premuti insieme per circa 10 secondi e qua possiamo mollare il nostro tasto power e rimanere col tasto home premuto finché iTunes, come vedete, rileverà il nostro dispositivo. iTunes ha rilevato l'iPhone in modalità di recupero, devi ripristinare l'iPhone prima di poterlo usare con iTunes. Ok, bene. Quindi praticamente l'unica opzione che abbiamo qua disponibile è ripristinare l'iPhone, quindi ripristina iPhone. Dico, praticamente ci chiede se siamo sicuri di eseguire l'operazione e possiamo dargli l'ok. Possiamo andare avanti, qua possiamo mettere accetto, che sono le classiche informazioni di sicurezza. Ok, fatto ciò, dobbiamo stare molto attenti che il nostro iPhone non si scolleghi dai computer, sennò bisognerà rifare tutta l'operazione da capo. E per visionare l'andamento del download e dell'aggiornamento, abbiamo questa freccetta qua in alto a destra che ci dice appunto in tempo reale quanti minuti mancano per il download e dopodiché ci sarà l'installazione appunto del nuovo sistema operativo. Terminato il download, il nostro iPhone 5S si riaccenderà e sotto il logo Apple vedremo la barra di caricamento che sta appunto ad indicare il progresso dell'installazione del nuovo sistema iOS, aggiornato l'ultima versione. Bisognerà pazientare qualche minuto perché ha bisogno del suo tempo. Ok, il telefono si sta riavviando, anche qua ovviamente bisogna pazientare un po'. Sentiremo comunque il nostro PC che comincia a rilevare il device. L'operazione non è unica perché si ripete una seconda volta al secondo riavvio, quindi bisogna pazientare ancora un attimo e attendere lo sviluppo dell'aggiornamento. Ok, il nostro iPhone torna ad essere di nuovo performante, come possiamo vedere. Possiamo di nuovo utilizzarlo. Andiamo sull'italiano, facciamo la prima configurazione. Ok, lo colleghiamo al mio wifi e vediamo che il telefono si collega egregiamente e qua c'è il momento dell'attivazione dell'iPhone. Bene, una volta arrivati a questo punto siamo certi che il nostro telefono è stato ripristinato in maniera eccellente e una volta inserita la scheda SIM e rimesse tutte le impostazioni necessarie per il primo avvio possiamo tornare ad utilizzarlo.
Bene ragazzi, siamo riusciti a rimettere completamente in sesto un iPhone 5S in pessime condizioni, ormai dato per morto. Abbiamo capito cos'è la modalità DFU, come utilizzarla, quali sono le sue funzioni principali, tra cui ovviamente il ripristino e l'aggiornamento del firmware. E tutto è possibile tramite iTunes e semplicemente utilizzando quella combinazione di tasti per poter entrare in questa modalità particolare. E utilizzando un cavo normalissimo USB per il collegamento al PC, quindi deve essere un Lightning Dock, deve portare sia corrente che dati, e riusciremo quindi a far tornare il nostro telefono funzionante e attivo al 100%. Bene ragazzi, grazie mille per la visione, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook e sul mio sito internet, che trovate tutto sempre in descrizione. Grazie mille ancora, alla prossima configurazione e anche riparazione, e buona tecnologia!